Ecco, siamo con Daniele Girardone, 11 volte campione olimpico di canottaggio, del campione del mondo di canottaggio sedile scorrevole. Insomma, la prima domanda che faccio è questa: è tutta la prima volta che vieni allo stadio? Sì, sì, vado spesso allo stadio. Beh, a Varese è la prima volta e devo dire che è stata una bellissima partita. Il Varese meritava almeno il pareggio, magari anche la vittoria, però è stata una bella partita. Secondo te, così adesso non parliamo di calcio perché ormai continuiamo a dire sempre, che grado di preparazione c'è di diversità tra il calcio e il canottaggio? Ma sicuramente il canottaggio, come il ciclismo e altri sport, è tra gli sport più duri per le ore di allenamento che ci si impiega. Sicuramente il calcio c'è più una parte magari mentale e anche fisica, però che alla fine lo sport è sport, fa fatica, la regola è quella del successo, quindi cercare la vittoria sempre. Forse noi potremmo trasmettere qualcosa in più al calcio dal punto di vista dell'impegno, della mentalità, della voglia di riuscire a arrivare al risultato. A volte i calciatori si lasciano un po' andare e i risultati non arrivano, però quando vedi invece i giocatori che si impegnano per arrivare al risultato, anche se non arriva, però è sempre un impegno. Io parlo per questo di causa perché ho solo di mia nipote Elisa Maria Ferretti, che ha vinto una marea di titoli, sono fratello di Davide Ferretti, eccetera. Ecco, però il canottaggio bisogna avere anche una certa preparazione mentale, perché praticamente mentre nel calcio hai 90 minuti, nel canottaggio hai pochissimi minuti per giocarti un titolo, insomma. Sì, è vero, hai pochissimi minuti, può essere da solo, può essere in squadra, bisogna remare all'unisono, essere insieme, non sbagliare niente, perché in 5 minuti puoi perdere una gara, mentre una partita hai più momenti anche di pausa, hai la possibilità di cambiare al momento più critico, quindi c'è un po' di differenza, però alla fine che ci lega è il fatto di voler arrivare a tutti i costi alla vittoria. La vittoria sarà solamente con la testa e col fisico. Come siamo messi adesso noi in Italia col canottaggio? Ma sicuramente sarà un quadriennio di cambiamento, un cambiamento non solo generazionale, un cambiamento tecnico. Ci vorrà ancora un po' di anni per arrivare ai livelli che siamo stati nei precedenti quadrienni, però penso che la federazione e comunque anche il CONI si stia preparando a una svolta storica dello sport italiano. Logicamente dobbiamo essere noi, che eravamo dalla parte opposta, adesso siamo da questa parte, a volerlo questo cambiamento. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a voi e forza Varese.